Buonasera, questa sera un argomento interessante per la nostra città, come rilanciare il Casinò di Venezia. Questa trasmissione fa parte di un ciclo di trasmissioni che viene organizzato dal Comitato Progetto per Venezia. Il Comitato Progetto per Venezia non è un comitato elettorale, non è un comitato politico, vuole essere un comitato di servizio e si propone, dopo 100 anni circa, dal progetto per la città fatto da Volpi e Raccini, progetto che comprendeva la Biennale del Cinema, che comprendeva il Casinò, ma comprendeva anche Porto Marghera, comprendeva anche altre cose fatte in questa città, si propone di fare un nuovo progetto della città perché il progetto di 100 anni fa è effettivamente obsoleto. Accanto a questo progetto generale del Comitato abbiamo ritenuto opportuno dare alla cittadinanza la possibilità di sentire persone, esperti e persone in qualche modo importanti o interessate allo sviluppo della città sui principali problemi cittadini. Questa sera parliamo, come dicevamo, del Casinò, perché il Casinò è nato con Venezia negli anni 30, faceva parte, come dicevamo, del progetto di Volpi e Dicini e è l'unico Casinò non ai confini del paese, come Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia, ed è stato costituito per consentire alla città di reperire le risorse per la sua specialità, insomma una specie di legge speciale ante litteram. Poi è diventato un introito ordinario e poi purtroppo questo introito è andato grandemente scendendo nel tempo. Vediamo se e come è possibile rilanciare questo importante strumento di redditività per la città. Parlano tre relatori, Claudio Borghello, già capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Venezia, Enrico Gianolla, sindacalista del Casinò, e Gianni Corradini, che del Casinò è stato amministratore delegato e anzi che in questa veste ha portato il Casinò a Tessera e lo ha fatto guadagnare molti denari quando era amministratore. Darei la parola per primo a Claudio Borghello, che sull'argomento si è espresso anche con degli articoli di stampa. Prego. Grazie Avvocato Ticozzi, buonasera a tutti. Innanzitutto una premessa. Il Casinò di Venezia allo stato attuale ha una speranza di rimanere un'attività utile al Comune di Venezia, che fornisce introiti per garantire il servizio del Comune di Venezia, molto molto limitata. Occorre intervenire al più presto con un progetto rivoluzionario, l'ho definito io. Occorre una vera e propria rivoluzione perché quanto previsto dall'amministrazione comunale, cioè di affidare a terzi la gestione della casa da gioco, si è visto insomma, che la gara messa in campo dall'amministrazione è andata deserta, quel progetto è secondo me definitivamente accantonato. Chi l'ha seguito, l'ha spinto, che è tra l'altro anche l'attuale management del Casinò, dovrebbe a questo punto fare un passo indietro perché è evidente che non può portare alcun progetto oggi credibile e occorre prendere in mano il Casinò appunto con un progetto forte, un progetto che miri più che alla quantità, alla qualità, o quantomeno tenga insieme le due cose, mirando alla rendita più che ai volumi, perché di spendere tanto per incassare gli stessi soldi che si spendono non è interesse di nessuno. Occorre massimizzare appunto la rendita facendo degli investimenti mirati. Occorre specializzare, per cui a Venezia, Cavendramin, su clientela ad alta qualità, anche mettendo in campo su quel palazzo insomma, importanti cambiamenti e puntare sul gioco, in particolare il gioco tradizionale, quello che può attirare grandi clienti, e in terraferma ripensare il modulo tessera che, ahimè, ormai è anche quello datato perché in questi casi, insomma,
non si può rimanere fermi troppo nei layout, nella descrizione degli ambienti, nell'accoglienza. Occorre essere dinamici, occorre essere al passo con i tempi, occorre vestire bene l'offerta. Probabilmente Canoghera è un sito anche da ripensare proprio come ubicazione. Insomma, occorre ripartire con un progetto serio e da questo punto di vista potrei anche accogliere una proposta, si potrebbe anche accogliere una proposta che lascia al casinò per un periodo, insomma, gestirsi completamente le risorse, cioè investire ciò che guadagna. Certamente partendo da un presupposto che l'attuale management non può, cioè non ha la credibilità necessaria per garantire un progetto importante. E soprattutto occorre poi anche recuperare con i dipendenti, insomma con il cuore del casinò, anche un rapporto costruttivo, un rapporto di prospettiva. E anche a questi, ai dipendenti del casinò, compete fare qualcosa. Io all'inizio di questa consigliatura, che è finita con le dimissioni del sindaco, avevo scritto e avevo criticato un accordo sindacale fatto dal direttore generale Lavà con appunto i sindacati, perché mi sembrava troppo morbido nelle posizioni poi costruite. Morbido e incapace di visione di rilancio. E poi magari nel proseguo della chiacchierata, cioè, si possono anche spiegare quali erano gli obiettivi politici poi inizio consigliatura. L'idea forte che c'era nel programma non era quella della vendita o dell'affidamento a terzi, ma era quella di aprire ai privati sulla gestione del casinò. Tra questi poteva benissimo esserci anche un ragionamento che coinvolgesse i dipendenti. Il tema però è che il Ministero questo non ce l'ha lasciato fare. Insomma, progetto nuovo con gente nuova. Progetto nuovo con gente nuova, ma soprattutto un progetto che rapidamente deve venire fuori, perché non abbiamo molto tempo. Sì, certo, è fatto anche in collaborazione, mi pare di capire, con i sindacati. Però qui a questo punto credo che proprio sia chiamato in causa la voce dei dipendenti. Darei la parola ad Enrico Gianolla, che qui li rappresenta. Buonasera. Enrico Gianolla, sindacalista del casinò CISL, membro della segreteria provinciale della CISL. Dunque, che dire, le parole di Borghello vanno nel senso che ha auspicato anche un tempo addietro con la precedente consigliatura, nel senso che i lavoratori hanno sempre combattuto l'idea della privatizzazione per una serie di motivi che ritenevano privare anche la città di un bene che comunque produce ancora delle finanze che permettono comunque al comune di poter spendere questi soldi per la collettività. Ovvio non sono più i denari che produceva all'epoca del dottor Corradini, quando ha avuto la brillante idea di trasferire parte della sede in terraferma e quindi creare un casinò più agevole a raggiungerlo e anche con uno spirito diverso, più, diciamo, con un'area più, diremmo, più low cost, diremmo così, adesso. E i lavoratori sono disponibili a raccogliere la sfida che testé ha ricordato Claudio Borghello, però ognuno ovviamente con il proprio ruolo, nel senso che non si può pretendere che il sindacato dia delle soluzioni che aspettano ad altri, no? Il sindacato media la posizione che può essere della proprietà rispetto a quelli che sono gli interessi dei lavoratori. Non per niente qualche giorno fa la CISL ha dato dei suggerimenti anche in merito a quello che potrebbe essere un taglio per recuperare delle risorse in questo momento sotto il commissario che il comune ha bisogno. E quindi l'atteggiamento del sindacato non è stato quello di contrapporsi fieramente, è sempre stato quello improntato a un dialogo. Ovviamente nella precedente consigliatura, quando le posizioni erano inconciliabili, il sindacato è stato disposto
a fare una dura lotta anche in consiglio comunale. Quindi un sindacato disponibile per uno sviluppo nuovo dai casinò, mi pare di capire. Esattamente, perché anche i lavoratori si accorgono che in questo momento è in pericolo la loro azienda, no? Non sono più i tempi di una volta, e quindi vedono a rischio il loro posto di lavoro. Quindi, anzi, auspicherei che questa proposta venisse fatta, avanzata alle sigle sindacali, nel senso che il coinvolgimento diretto dei lavoratori, anche appunto anche nella stessa, tra virgolette, gestione dell'azienda, è un principio che secondo me avrebbe un seguito. E su questo io credo sarebbe interessante, è interessante sentire la voce di chi, come diceva poi prima Enrico Gianolla, ha trasportato il casinò dalla città storica in terraferma, facendo il casinò di Tessera, che è stato quello che in qualche modo la leva che ha consentito al comune di introitare poi grossi importi molto maggiori di quanto di prima. Darei quindi la parola a Gianni Corradini, che del casinò certamente è stato, non dico un padre, ma quasi. Grazie, buonasera a tutti. A me dispiace, a distanza di 14 anni, dover ritornare a parlare di casinò, perché pensavo che questa parentesi della mia vita fosse anche chiusa, solo che ovviamente tirato per la giacca, e soprattutto di fronte a questo disastro gestionale, perdonate ma devo usare questo termine, non ne vedo altri, intervengo volentieri e cerco di dire anch'io la mia, però da un punto di vista completamente diverso, perché vedete, in tutti questi anni io ho sentito parlare del casinò, dopo che sono andato via, come dei musei civici, come della Fondazione Bevilacqua La Masa. Nessuno ha parlato del casinò come di un'azienda, nessuno ha mai parlato del casinò come di un'impresa che produce denaro, che va al comune e che ha alle proprie dipendenze un esercito di dipendenti, di lavoratori che fanno il loro lavoro e lo fanno anche duramente, perché lavorano di notte, perché lavorano a turni, perché hanno una vita, secondo me, personale che non farei. Ora, se noi vedessimo un attimo il casinò come un'azienda, dovremmo ancora cominciare a farci delle domande. Perché il casinò inventato da me e aperto il 24 agosto del 1999 era riuscito ad esplodere, a dare quell'incremento degli incassi al comune, passando da circa 70 milioni di euro a 220 milioni di euro, e perché poi invece negli anni successivi tutto questo non si è più verificato. È molto semplice. Io nel 1999 suddivisi i casinò in quattro categorie. Individuai queste quattro categorie, che oggi sono diventati un caso di studio a livello internazionale, perché ho visto che ormai è ripreso anche in moltissimi testi negli Stati Uniti. Le quattro categorie erano il casinò di passaggio, un tipo di casinò che noi non potevamo avere e non avremmo potuto avere, perché ovviamente avevamo delle difficoltà anche di transito, un casinò di convenienza, un casinò di stile e un casinò di divertimento. Bene, il casinò di stile lo avevamo, era Cavendramin Calergi, era un signor casinò che ovviamente aveva un'immagine da spendere e che avrebbe avuto un'immagine da spendere ancora per molti anni. Io mi sono semplicemente inventato il casinò di convenienza. Chi di voi ricorda, in quegli anni si parlava del casinò di Canoghera come del casinò in jeans, che poi è diventato un caso di studio, l'hanno copiato tutti, perfino a Monte Carlo hanno aperto un casinò in jeans. Che cosa è successo in questi anni? È successo che ci si è fermati a sfruttare quel tipo di casinò, senza pensare che nel frattempo lo Stato italiano ne aveva aperti altri 36.000.
Lo Stato italiano in tutti questi anni, dal 1999 ad oggi, ha aperto 36.000 casinò di convenienza. Ogni sala giochi che abbia 4, 5 o 6 slot machine è un casinò che fa concorrenza a quello di Canoghera. Ogni tabaccaio che abbia 3 slot machine al suo interno è un casinò che fa concorrenza a quello di Canoghera. Allora, quando effettivamente si stava verificando questa situazione, che è una situazione che ha fatto molto comodo allo Stato italiano, si doveva pensare a un altro piano industriale. Scusatemi, ma piani industriali io finora, in 14 anni, non ne ho visto uno. Cosa significa un altro piano industriale? Si doveva pensare a un altro tipo di casinò. Quale casinò restava? Quale possibilità aveva ancora Venezia di aprire un nuovo casinò? Il casinò di divertimento. È assurdo, ma Venezia è il luogo deputato per aprire un casinò di divertimento. Un casinò tipo quello gestito da MGM, faccio un esempio, il Bellagio, dove le entrate di gioco sono 2 miliardi e 500 milioni di dollari all'anno, mentre le entrate che derivano da spettacoli, da ristoranti, da hotel, sono 5 miliardi di dollari all'anno. Quindi ciò che entra dalle attività complementari ai casinò è il doppio esatto di quello che entra dal gioco, e Venezia ha questa vocazione. Un piano industriale significa capire che cosa sfruttare, quali sono quindi i vantaggi competitivi che offre la città e approfittarne. C'era la possibilità di farlo, si è continuato a vivacchiare con questo casinò di convenienza, che doveva essere un casinò dove uno spendeva al massimo 100 euro, 200 euro alla giornata, va bene? E ci si è finiti con ritrovare una sala giochi in mano quasi completamente ai cinesi. Beh, affascinante la prospettiva che ci dà il professor Corradini su un futuro casinò di divertimento. Mi pare di capire che in qualche modo potrebbe essere per Venezia qualcosa di simile a quello che è Disneyland, Disney World per Parigi, una cosa, insomma, una specie di struttura complessa che comprenda non solo il casinò, ma comprenda anche un albergo, comprenda anche degli spettacoli che attirano di per sé la gente e che in qualche modo si coordina con gli oltre 20 milioni di turisti che già la città riceve. Su questo vorrei sentire il politico, perché credo che la voce della politica sia la più importante per capire se c'è uno spazio, se ritiene che vi sia uno spazio di questo tipo per il futuro del casinò di Venezia. Quindi darei la parola al dottor Borghello. Cosa dice lei, dottor Borghello? Ma in realtà, allora, di piani industriali, insomma, che non ce ne siano visti, forse è anche troppi. È anche vero, o forse è vero il contrario, cioè il contrario, o comunque che si è tentato, si sono tentate diverse vie. Allora, innanzitutto occorre. Scusi un attimo, sì, prego, prego. Io intendo un piano industriale, cioè un business plan relativo all'attività, non tentativi di ridurre costi come quello che ho letto. Su quello sono d'accordissimo. Ecco, quello... Dove addirittura si volevano chiudere 3 giorni alla settimana su quello siamo d'accordissimo, anche se purtroppo è vero, nel senso che abbiamo una situazione, come dicevo all'inizio, alla quale occorre mettere mano velocemente e convincere forse il commissario che non è il caso di aspettare troppi mesi e vivacchiare ancora, perché forse in qualche mese rischiamo veramente di portare la società a una sofferenza. Ma detto da un politico, una scelta politica fatta da un non politico è quasi una contraddizione va bene, in termini. Però il problema è uno: il casinò determina un'entrata che va a coprire dei servizi per il comune. Ormai siamo a un'entrata, con questo ultimo piano presentato addirittura si va a ridurre, perché si concede sostanzialmente di trattenere qualche milione di euro di questa plusvalore, insomma, per sì, il comune, per fare degli investimenti. Ciò significa che andremo a una consegna al comune netta di circa 10 milioni di euro. È chiaro che 10 milioni di euro oggi, una città come Venezia che ha 27 milioni di turisti, li prende solo agendo sulla politica tariffaria dei servizi. Per cui rischiamo che diventi, tra virgolette,
come dire, fine a se stesso, sì, il comune, cioè il casinò, che si mantenga. Però volevo tornare sul ragionamento iniziale, che mi pare sia giusto impostare bene, perché si sta parlando di futuro, cioè cerchiamo di parlare di futuro, no? Cioè, dopo le responsabilità alla fine vengono sempre a galla e vengono attribuite, o politicamente o civilmente in qualche modo vengono sempre attribuite. Allora, noi nella discussione fatta ancora con la consigliatura Cacciari avevamo impostato sul quadrante di Tessera l'isola del divertimento. Ora si potrà dire che era il posto sbagliato o il posto giusto, non lo so, ma si era impostato lì, sì, perché la cittadella, dice che quel posto è sbagliato, la cittadella del divertimento, dove dovevano esserci due sostanzialmente punti di attrazione, uno legato allo sport e uno legato al divertimento, con base, fulcro, diciamo player, il casinò. Evidentemente la discussione per arrivare lì fu una discussione in qualche modo anche artificiosa, per riuscire a recuperare un pensiero non messo in campo prima su quell'area, per cui di rientrare in una possibile pianificazione dell'area in tal senso. Dopodiché un'enorme fatica in città per far passare questo concetto di sviluppo della città. Qualcuno diceva che si doveva andare a portare a Marghera sta cosa, perché a Marghera era finita il ciclo industriale, per cui si doveva riconvertire in tal senso lì. Qualcun altro diceva che invece bisognava portarlo al Tronchetto o nella zona della Marittima, una volta che qualcun altro all'Arsenale, qualcun altro al Lido. Il ragionamento, sì, però è stato fissato, mi scusi, è stato fissato su quadro di Tessera. E dal punto di vista della pianificazione territoriale lì è stato fissato, e ancora lì è, perché il ma non sono in vendita i terreni, perché il PAT lì prevede questo tipo, sì, di sviluppo. Il problema era ed è comunque legato ai soldi che servono poi per realizzare, che oggi non ci sono. No, ma scusa, mi pare di capire da quel che diceva Corradini che un casinò tradizionale, dovunque lo si metta, non ha prospettive di sviluppo. Ma lì non era un casino, cioè, ma lì non era un casino tradizionale. Se mi permettete di intervenire, non è una questione di location, perché quando io scelsi Canoghera nessuno sapeva neanche che cos'era. Scelsi Canoghera solo ed esclusivamente perché era il sito che mi si permetteva di trasformare il tutto in un casinò in 4 mesi. L'abbiamo aperto in 4 mesi quel casinò. Io avevo ancora gli operai che pitturavano la piscina con l'acqua fino a qua il giorno dell'apertura, quindi non è un problema di location. Io credo che il comune di Venezia, inteso nella sua totalità, abbia decine di possibilità di insediamento. È un problema di azienda. Che cosa andate ad aprire? La stessa cosa che c'è a Canoghera non funziona più. Non funziona più. Buttate via i quattrini. Sì, però, non si può aprire la stessa cosa che c'è a Canoghera. Oggi non cambia. Sa quanti ettari ci sono al quadrante di Tessera? Ma non è quello. Cosa si prevedeva di costruire con player, ripeto, casinò a Tessera? Cioè, ma che cosa intende per casinò? Cioè, allargare quello di Canoghera, no, fare una cosa identica a quella di Canoghera? Significava che aveva in mano il casinò il proprio sviluppo, e a Tessera, sì, era previsto il grande albergo, era prevista la grande mole, era prevista, sì, la possibilità di contenere spettacoli importanti, era previsto poi, sì, una sinergia, soldi, con un altro polo attrattivo. All'epoca i soldi, quando pensava a questa cosa, il casinò, che era questi anni qua di cui le sto parlando, sono 2007-2008, il casinò nel 2007-2008 cominciava la parabola discendente rispetto è cominciata molto prima, è cominciata nel 2003, posso darvi tutti i dati se avessimo il tempo. Allora è perché è andato via lei? No, perché avete cominciato, cioè hanno cominciato a mescolare le carte, tutti i dati se volete li faccio vedere. Sì. Ma io vorrei che Gianolla un attimo ritornasse indietro nel tempo, 24 agosto 2000, cioè un anno dopo l'apertura di Canoghera, io presentai a Canoghera per il compleanno un albergo di 10 piani che era già finanziato perché avevo la società Hyatt che lo costruiva, nel quale potevo al piano terra beneficiare di uno spazio di 10.000 metri quadrati per aprire un nuovo casinò. Quindi
L'avventura di Canoghera, che era un'avventura provvisoria, perché se voi andate a leggervi la stampa di quel periodo, il mio casinò era un casinò provvisorio, va bene? L'avventura di Canoghera doveva continuare, ma doveva continuare con un altro tipo di casinò. Ma sai che il provvisorio è sempre definitivo poi? È definitivo perché nessuno ha voluto fare. Nessuno ha voluto fare. Marco Radini ha avuto il permesso di costruire Canoghera perché un piano di Camin Dramini è stato chiuso. Guardi, c'è il progetto che, di cui parla Corradini, c'è, è nei cassetti ed sì, è stato anche. Non c'è ed più è stato la anche, che lo finanzia. Bene, ed è stato valutato, sì. Ma le devo dire che solo per fare dei lavori di leggero ampliamento dell'attuale casinò di Canoghera, siamo stati sei mesi in attesa di un permesso inutile dell'ente dell'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, che lì sopra, sei mesi in attesa forse non è il posto di un permesso allora. Inutile perché se non era sicuramente dire, allora no non era se posso dire due cose prego perché è stato chiamato anche in causa no nel senso che su questo progetto di Borghello fanno emergere un aspetto secondo me fondamentale, no? E da un lato ci vuole una visione più a lungo termine, no? Che poi non è in realtà quella dell'amministrazione. L'amministrazione necessita del denaro per poter soddisfare le esigenze dei cittadini. Però, dottor Giannola diceva prima che c'era disponibilità, il dottor Borghello diceva prima che c'era disponibilità, nella sua valutazione perlomeno, sì. C'era disponibilità di rinunciare agli introiti per qualche anno per consentire certo. al casinò di fare uno sviluppo. Ovviamente dico in questa bene. Situazione di difficoltà dove gli introiti di difficoltà della casa da gioco... Ma i 10 milioni d'anno... che sono previsti, realtà non sono quelli che cambiano le sorti del nostro ovviamente. Comune. Ma non li prende neanche, il comune non incassa quei soldi, perché ci dimentichiamo che il comune deve pagare gli stipendi di tutti gli ispettori comunali, il comune ha altre spese, cioè in realtà se il comune oggi mi facesse un conto economico, costi e ricavi, di quello che effettivamente va al comune, vedremo che non prende niente, non prende nulla. Perché ha dei costi di gestione che noi non mettiamo nella contabilità del casinò, ma sono nella contabilità del bilancio pubblico, dell'ente. Cioè è ridicolo, stiamo parlando di cose ridicole. Oggi il casinò di Venezia non cambia nemmeno i tappeti dei tavoli, ha i buchi, ha i fori così, perché non ha i soldi per pagare i tappeti dei tavoli e manda i dipendenti, il personale in appalto al casinò a fare i lavori a casa degli amministratori, dei consiglieri, vanno a casa a fargli gli impianti elettrici. Ma scherziamo! Questo è un illecito, se è vero. Ma scherziamo, te lo posso dimostrare, siamo arrivati alla follia. Cioè questo è semplicemente casa mia, questo lo chiamano casa mia. Scusate, credo che la voce del sindacalista... Volevo finire il ragionamento, no, nel senso che il dottor Corradini ha detto bene come... vedeva e in parte aveva già iniziato a trasformare Canoghera nel casinò di divertimento, non per niente si era creata anche un'arena dopo eccetera, quindi si andava verso quel tipo della provvisorietà di Canoghera, è ormai nota nel senso che ha preso una struttura che poi non era neanche adatta a un casinò e ha cercato di crearci un casinò, dopodiché bisognava proseguire in una data strada. L'errore più grande, secondo me, che finora sia stato fatto è che si avevano due casinò e non distinguere nettamente le due attività, nel senso che un palazzo sul Canal Grande con un certo appeal, eccetera, doveva essere già trasformato in un casinò di elite, no? Invece dopo, per la rincorsa verso soldi, turisti, questo tipo di atteggiamento, non si è mai riusciti invece a creare la vera sede di elite. E dopo bisognava trovare un'altra location. E allora dal discorso che emergeva era cioè mancano i denari, quindi probabilmente ci vorrebbe qualcuno che questi denari li mettesse. L'idea della privatizzazione, come ha detto Claudio Borghello, è ormai stata messa da parte. E i denari perché non pensare, leggevo con curiosità qualche mese fa, il dottor Corradini era venuto fuori sul giornale con questa idea è un'idea su cui confrontarsi secondo me, cioè trovare un partner con il quale
Ma vi dirò di più, c'è una società importantissima, penso una delle più grandi società che esiste al mondo nel settore del gaming, ma del nuovo gaming, cioè capiamoci, non del casinò di Canoghera, va bene? Che era disposta ad investire. Questa società ha investito nel 2003 2 miliardi e 500 milioni di dollari solo alle Bahamas. È una società che ha inventato un nuovo tipo di casinò, un casinò tecnologico, ipertecnologico. Beh, quella era disposta purché ovviamente ci si presentassero due cose per poter andare avanti. Primo, i conti in regola, e io vi assicuro che dopo la due diligence che ho fatto abbiamo trovato tutt'altro che i conti in regola. Secondo, la possibilità di realizzare effettivamente un grandissimo albergo, ma con tante camere, con tante sale da gioco, con tante sale di spettacoli, con tanti bar, con tanti ristoranti, perché la loro idea di casinò è questa. Cioè, quindi i soldi ci sarebbero, ma dobbiamo anche dare a loro un'offerta di business, perché altrimenti se gli diamo solamente la gestione dell'attività di Canoghera, ma scappano tutti, ma non è produttiva. Gianola lo sa, vive dentro, quindi non è assolutamente produttiva, ma neanche per il comune, neanche per il comune. Beh, io vorrei ringraziare in chiusura tutti i presenti, mi pare che abbiamo aperto una prospettiva interessante, un casinò di divertimento, un casinò nuovo, diverso, che non sia soltanto gaming, ma sia qualcosa di più, sia direi anche un contributo, perché bisogna capire che questa città che vive di turismo può vivere anche di un turismo del casinò, ma bisogna sempre tenere presente che questo turismo deve essere in qualche modo gestito e coordinato per non pesare troppo sulla vita della città. Con questo io vi ringrazio. Buonasera. Buonasera. Buonasera.